posti per volere della clemenza divina, benché indegni, nell'imminente sede dell'apostolato, onde adempiere al debito della pastorale provvidenza affidato a noi, con assidua diligenza e con premura, per quanto ci è concesso dal cielo, abbiamo rivolto il pensiero a quelle cose, per mezzo delle quali, chiuso l'adito agli errori e dai vizi, si conservi principalmente l'integrità della religione ortodossa, e in questi tempi difficilissimi vengano allontanati da tutto il mondo cattolico i pericoli dei disordini. Già per la stessa pubblica fama ci è noto che si estendono in ogni direzione e di giorno in giorno si avvalorano alcune società, unioni, riunioni, adunanze, conventicole o aggregazioni comunemente chiamate dei liberi muratori o des Francmaçons, e con altre denominazioni chiamate a seconda della varietà delle lingue, nelle quali con stretta e segreta alleanza, secondo loro legge e statuti, si uniscono tra di loro uomini di qualunque religione e setta, contenti di una certa affettata apparenza di naturale onestà. Tali società, con stretto giuramento preso sulle sacre scritture, e con esagerazione di gravi pene, sono obbligate a mantenere un inviolabile silenzio intorno alle cose che esse compiono segretamente. Ma essendo natura del delitto manifestarsi da se stesso e generare il rumore che lo denuncia, ne deriva che le predette società e conventicole hanno prodotto tale sospetto nelle menti dei fedeli, secondo il quale, per gli uomini onesti e prudenti, l'iscriversi a quelle aggregazioni è lo stesso che macchiarsi dell'infamia di malvagità e di perversione. Se non operassero iniquamente, non odierebbero tanto decisamente la luce. Tale fama è cresciuta in modo così considerevole che dette società sono già state proscritte dai principi secolari in molti paesi come nemiche dei regni e sono state provvidamente eliminate. Noi, pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali società o conventicole recano non solo alla tranquillità della temporale repubblica, ma anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accomodano in alcun modo né con le leggi civili né con quelle canoniche, ammaestrati dalle divine parole di vigilare giorno e notte, come servo fedele e prudente preposto alla famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi rovini la vigna, affinché, cioè, non corrompa i cuori dei semplici né ferisca occultamente gli innocenti, allo scopo di chiudere la strada che si è aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti, per altri giusti e razionali motivi a noi noti, con il consiglio di alcuni venerabili nostri fratelli cardinali della Santa Romana Chiesa, e ancora motu proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e con la pienezza della nostra apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette società, unioni, riunioni, adunanze, aggregazioni o conventicole di liberi muratori o des Francmaçons, con qualunque altro nome chiamate. Pertanto, severamente ed in virtù di santa obbedienza, comandiamo a tutti dai singoli fedeli di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità o preeminenza, sia laici sia chierici, tanto secolari quanto regolari, ancorché degni di speciale ed individuale menzione e citazione, che nessuno ardisca o presuma sotto qualunque pretesto o apparenza di istituire, propagare o favorire le predette società dei liberi muratori o framassoni, o altrimenti denominate, di ospitarle o nasconderle nelle proprie case o altrove, di iscriversi ed aggregarsi ad esse, di procurare loro mezzi, facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo, di somministrare loro qualche cosa o anche di prestare, in qualunque modo consiglio, aiuto o favore, palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente, in proprio o per altri, nonché di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad intervenire a simili società, unioni, riunioni, adunanze, aggregazioni o conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contraventori, come sopra, da incorrersi ipso facto e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto se non in punto di morte da altri all'infuori del Romano Pontefice pro tempore. Vogliamo inoltre e comandiamo che tanto i vescovi, i prelati superiori e gli altri ordinari dei luoghi, quanto gli inquisitori dell'eretica malvagità, deputati
risultati in qualsiasi luogo, procedano e facciano inquisizione contro i trasgressori di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità o preeminenza, e che reprimono e puniscono i medesimi con le stesse pene con le quali colpiscono i sospetti di eresia. Pertanto, concediamo e attribuiamo libera facoltà ad essi, e a ciascuno di essi, di procedere ed inquisire contro i suddetti trasgressori, ed imprigionarli e punirli con le debite pene, invocando anche, se sarà necessario, l'aiuto del braccio secolare. Vogliamo poi che alle copie della presente, ancorché stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico notaio e munite di sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, sia prestata la stessa fede che si presterebbe alla lettera se fosse esibita o mostrata nell'originale. A nessuno dunque assolutamente sia permesso violare o con temerario ardimento contraddire questa pagina della nostra dichiarazione, condanna, comandamento, proibizione ed interdizione. Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei santi apostoli Pietro e Paolo.